Ciao a tutte, per realizzare questo cestino allora avrete bisogno di un cordino che è quello che io ho usato e in mancanza del cordino potete usare qualsiasi tipo di filato, logicamente il vostro cestino non uscirà dalle dimensioni del mio. Comunque, niente, il cordino abbiamo detto, un uncinetto del numero 3 io ho usato. Un ago e una forbice per tagliare i fili. Questo è il mio materiale, ma comunque, come vi ripeto, potete usare benissimo qualsiasi tipo di materiale e di uncinetto, naturalmente. La realizzazione di questo mini cestino o svuotatasche ve la faccio vedere con un altro tipo di filato che è questo, perché diciamo il cestino è già stato realizzato e allora il video l'ho fatto dopo. Spero che questo tutorial vi piaccia e vi lascio il video. Iniziamo con l'anello magico e all'interno dell'anello facciamo 8 maglie basse. Prima una catenella e all'interno dell'anello facciamo 8 maglie basse. Una, due, e arriviamo a 8. Chiudiamo il nostro anello magico e chiudiamo il giro con una maglia bassissima nel primo punto. Secondo giro, facciamo 2 maglie in ogni maglia sotto, così otteniamo 16 maglie basse. Perciò una, due, una, due, una, due, per tutto il giro. Chiudiamo ogni giro con una maglia bassissima. Terzo giro, 24 maglie basse, perciò una catenella e facciamo un aumento. E una maglia bassa, perciò 1, 2 nello stesso punto e una maglia bassa, 2 nello stesso punto, 1 maglia bassa per tutto il terzo giro. Quarto giro, 32 maglie basse, perciò farete un aumento e 2 maglie basse. Non vi faccio vedere andare avanti perché dovete aumentare di una maglia ogni giro che fate, per un totale di 12 giri. Io ho segnato un po' quello che è il procedimento, cioè abbiamo iniziato con 8 maglie basse, nel secondo giro 16 maglie basse, cioè 2 in ogni punto. Nel terzo giro 24 maglie basse, cioè un aumento e una maglia. Nel quarto giro, che è quello che siamo arrivati adesso, 32 maglie basse, cioè un aumento e due maglie. E proseguite così col quinto giro, che saranno 40 maglie basse, perciò un aumento ogni 3 maglie. E dovete proseguire così fino al dodicesimo giro per ottenere 96 maglie basse. Arrivati a 96 maglie basse, io vi faccio vedere col mio modellino che sto facendo con voi adesso, anche se risulterà più piccolino, ma è solo una dimostrazione visto che il cestino l'ho già realizzato. Vi faccio vedere a proseguire col cestino. A questo punto ammettiamo che il nostro cestino sia del diametro da noi voluto. Facciamo una catenella e andiamo a prendere quello che è solo l'asolina dietro e facciamo una maglia bassa. Perciò una maglia bassa in ogni punto sotto, senza aumentare, in modo che il nostro cestino inizia ad alzarsi. Fate in questo modo per tutto il giro. A questo punto
dobbiamo fare una catenella dopo aver chiuso naturalmente con la maglia bassissima e proseguiamo facendo ancora due giri di sole maglie basse, non prese in costa, maglie basse normali come si eseguono normalmente, perciò prendiamo tutte e due le asoline del punto sotto e facciamo questo per due giri, ancora due giri di maglie basse. E dopo aver fatto i due giri di maglie basse facciamo due catenelle e nello stesso punto facciamo una maglia alta e non la chiudiamo e un'altra maglia alta, non la chiudiamo, ma chiudiamo insieme le tre maglie. Facciamo una catenella, saltiamo il punto successivo e nell'altro facciamo tre maglie alte chiuse insieme, perciò due non le chiudiamo, tre e le chiudiamo insieme in questo modo. Una catenella, saltiamo un punto, perciò una, due, tre e le chiudiamo insieme con una catenella. Saltiamo il punto e in questo stessa cosa, una, due, tre, chiudiamo insieme con una catenella. Andate avanti così per tutto il giro. Chiudete con una maglia bassissima nella catenella di chiusura delle tre maglie alte. Ok, a questo punto una catenella e in ogni spazio tra un gruppo di maglie alte fate una maglia bassa e un'altra maglia bassa la fate dove avete fatto la catenella di chiusura delle tre maglie alte, perciò una l'abbiamo fatta e qui facciamo l'altra in mezzo e ancora nella chiusura, nella catenella di chiusura maglia bassa e fate ancora una serie di tre giri di maglie basse per andare a fare ancora questo motivo, cioè 1, 2, 3, tre giri sì di maglie basse come vi ho fatto vedere. Naturalmente questo è il primo giro, nel secondo e il terzo andrete una maglia bassa in ogni maglia bassa sotto. Benissimo, fatti i tre giri di maglie basse, torniamo a fare il motivo delle tre maglie alte, perciò facciamo due catenelle e nello stesso foro facciamo due maglie alte e non le chiudiamo, ma le chiudiamo insieme alle due catenelle, in questo modo. Una catenella, saltiamo una maglia bassa e nella successiva di nuovo una, due, due, tre e chiudiamo insieme con una catenella. E andate avanti così per tutta la riga. Finito questa riga, dobbiamo di nuovo fare le maglie basse e non faremo più tre giri, ma ne faremo solo due. Adesso io vi faccio vedere andare avanti con il filato con cui, diciamo, col cestino che stavo facendo. E andate avanti insomma con le tre maglie alte come vi ho detto prima, fate due giri di maglie basse e poi ci vediamo per chiudere il cestino.
Fatte le due righe di maglie basse, adesso chiudiamo il cestino con il punto gambero. Allora, se voi potete anche chiuderlo, volete, potete anche chiuderlo con la maglia bassissima. Io faccio il punto gambero perché mi piace molto come usato come rifinitura. Allora, a questo punto facciamo una catenella e torniamo indietro. Perciò puntiamo l'uncinetto nella maglia precedente, prendiamo il filo e facciamo come a fare la maglia bassa, ma torniamo indietro. Perciò punto successivo, prendiamo la maglia e facciamo la maglia bassa. Ho detto punto successivo, ma in questo caso è punto precedente. Punto precedente. Facciamo la maglia bassa, punto precedente, facciamo la maglia bassa, vedete? Molto semplice ma molto decorativo. Continuate così per tutto la riga e il nostro cestino è finito. Ecco fatto, il nostro cestino è finito. Più che cestino, svuota tasche. Io l'ho usato come svuota tasche. Niente, adesso andiamo a nascondere quelli che sono i fili in eccesso e poi potete usarlo come a voi piace di più. Spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto e al prossimo. Ciao!